diciamo, tutto un portafoglio. Era una cosa tanto... noi ci volevamo un bene enorme. Allora eravamo tutti amici. Successo quello che doveva succedere, o forse quello che non doveva succedere. Tutti sull'attente così. Dunque io ho fatto la prima elementare, basta. Perché no? La volta successiva mi diede 30 e lode. Presi la testa e l'ho sbattuta nel muro fortissimo. Ma io una cosa di quel genere, mi vergogno come un cane. Io mi ricordo che dicevo proprio testuale il pizzettaro. Assolutamente no, proprio così. Io l'amore l'ho conosciuto da 18 anni. Per conoscere bisogna studiare. No, secondo me no. No. Di quelle tempi brutta non era, c'avevo i capelli, c'avevo... insomma, dopo gli fa vedere la fotografia. Non lo so. La mia più grande storia d'amore è stata per Gregory Peck. È stata anche una grande motivo di lite all'interno della mia famiglia, in realtà. È tipo una piccola sbornia. Io mi ero fidanzata di nascosto. Io direi che l'immortalità non esiste. Un po' difficile come un'altra. Tra me le patate, dico, non lo so che poi scegliere, insomma. Tutto molto particolare, perché era una ragazza. È difficile da spiegare, cazzo. Io risposi immediatamente sì, non ebbi un attimo di cosa. Però insomma, quando parlo di lui ancora mi trema qualcosa dentro, sicuramente. Non mi ricordo, ma qualcosa se faceva come adesso. È come essere bagnato dalla pioggia, insomma. Non è Dio che ha creato l'uomo, ma bensì l'uomo che ha creato Dio. Adesso vorrei essere amata. Finché gli altri si ricordano di te, tu vivi. Dopo la vita che c'è, niente. Mamma mia, se l'hai fatto scelte diverse. Porca miseria, certo, l'azoto. Meglio di quello?